Ciao da Avsim, ultimo giorno in spiaggia, probabilmente ultimo video con il mare alle mie spalle, ultimo video dal mare, Porto Azzurro, Isola d'Elba. Siamo al lunedì 7 agosto, sono le 10:15, ho deciso oggi dopo un tuffo di fare un video subito per parlare della questione Lukaku, tempistiche della trattativa da parte della Juventus alle Grentus, insomma l'indiscrezione di Gazzetta dello Sport secondo cui la Juventus avrebbe violato le regole FIFA. Una situazione che ovviamente ha creato un po' di fastidio in casa Inter da parte di Marotta, segnalato appunto da Gazzetta, mentre la Juventus alle Grentus avrebbe smentito queste tempistiche, cioè che la trattativa sia partita a marzo, dicendo è partito tutto quanto a luglio. Ricostruiamo brevemente un pochino i fatti, cioè come è emersa questa storia, per mettere subito in chiaro da dove dobbiamo guardare, a differenza di dove stanno guardando diversi tifosi allegrentini, che purtroppo, ma davvero mi dispiace, ogni volta si dimostrano non molto attenti alle situazioni. Molti di questa ormai residua tifoseria di una squadra che smette sempre più di essere quello che era un tempo, sono poco attenti ai dettagli oppure si fanno trascinare dall'indignazione, quindi trovano un nemico comune in un nemico immaginario molto spesso e quindi vanno a fare la loro campagna social di odio e di aggressività, come stanno facendo nei confronti di Gazzetta dello Sport, appunto, di Fabiana Della Valle, che ha parlato anche un po' di questo, ma non è il punto adesso Gazzetta, non è il punto Fabiana Della Valle, il punto è da dove parte, ripeto, la notizia, e la notizia parte in realtà da Corriere della Sera, ma non da Massimiliano Nerozzi, altro nemico pubblico tra i giornalisti che parlano di Juventus per i tifosi allegrentini, bensì da Gianluca Di Marzio. Gianluca Di Marzio ha scritto un articolo ieri su Corriere della Sera nel quale si riporta l'ipotesi, o meglio la ricostruzione, in qualche modo anche corroborata dai fatti, da riscontri evidentemente fatti da Di Marzio, per cui i primi contatti tra Juventus e Romelu Lukaku sono datati marzo. Allegri vuole un attaccante più confacente, meglio adattabile, più adatto al suo sistema di gioco, che poi bisognerebbe sempre capire quale sia questo sistema di gioco. Quindi Allegri nel bel mezzo della stagione, con ancora tutte le incertezze sull'esito della Coppa Italia, dell'Europa League e del campionato, al di là della penalizzazione, non gli va più bene Vlahovic e dice voglio Lukaku, quindi comincia già a frignare che vuole Lukaku, comunque un altro attaccante che meglio si confà al suo sistema di gioco, che ripeto non si capisce bene neanche quale sia. E quindi va da Manna, che in quel momento è il reggente della direzione sportiva, incaricato sostanzialmente in maniera informale, in maniera ufficiosa, dopo l'inibizione di gennaio di Federico Cherubini, che permane tuttora, e dice vammi a prendere Lukaku. Questa è la ricostruzione che non sto facendo io, è la ricostruzione di Gianluca Di Marzio su Corriere della Sera. Allegri in quel momento, pensate quanto Allegri abbia in quei mesi, in quelle settimane, allenato Vlahovic. Partiamo con questa prima considerazione. Quanto Allegri ha allenato Vlahovic? Quanto Allegri si è impegnato per valorizzare Vlahovic? Che fiducia c'era? Che rapporto c'era? Che legame c'era tra Allegri e Vlahovic? Visto che adesso questo allenamento a piedi scalzi negli Stati Uniti per tirare in porta dal corner è stato visto come un esempio, un emblema della serenità dello spogliatoio e dell'ottimo rapporto tra Vlahovic e Allegri. Diciamo che sia così, però poi se andiamo indietro a marzo noi sentiamo questa ricostruzione. Se non è vera questa ricostruzione, bisognerebbe prendersela con Gianluca Di Marzio e con Corriere della Sera, perché viene da lì, con Gianluca Di Marzio, che tante volte proprio per i tifosi dell'Allegrentus è diventato infallibile, è stato ritenuto infallibile anche per quanto riguardava poi la questione Giuntoli, e qui più che di Di Marzio parlo di Sky Sport, parlo di Caressa, quindi comunque della stessa redazione, diciamo della stessa parte. Ecco, se è vera questa ricostruzione, che rapporto c'era tra Allegri e Vlahovic già a marzo, e da quanto tempo si era logorato questo rapporto al punto da portare Allegri a dire non voglio più Vlahovic la prossima stagione, Manna vammi a prendere Lukaku? Perché questo è quello che si dice. Primo contatto quindi tra Manna e l'avvocato Ledur, che cura, come è noto, i rapporti, le situazioni, il contratto dell'attaccante belga. Ci si rimette poi si rimanda tutto a post Champions, però un primo contatto c'è stato senza l'autorizzazione dell'Inter, e questo sarebbe in violazione delle regole FIFA. Cioè le regole FIFA dicono tu puoi contattare Lukaku, l'entourage di Lukaku, ma lo devi fare passando attraverso la società che detiene il cartellino. E siccome fino al 30 giugno
Lukaku era comunque dell'Inter, anche se in prestito dal Chelsea, la Juventus non avrebbe potuto, senza il permesso dell'Inter, contattare Lukaku prima del 1 luglio. Ed ecco perché, a richiesta di Gazzetta, che poi fa l'articolo oggi, riprendendo Corriere della Sera, la Juventus ha fatto sapere no, tutto quanto è partito da luglio, anche per non, diciamo, mettere in risalto una gestione della direzione sportiva che evidentemente non si vuole raccontare, cioè che prima di Giuntoli stesse operando Manna facendo determinate cose già abbastanza importanti. O forse non è tanto questo che si vuole nascondere, però si vuole, ecco, rimettere a Giuntoli, o forse appunto nelle tempistiche regolari, situazione di aver contattato Lukaku, i primi contatti. Ma la smentita non so quanto possa essere ritenuta attendibile, perché sembra strano che la pista Lukaku sia partita proprio a luglio, guarda caso a luglio, neanche a giugno. E proprio sembra un po' una smentita per evitare le critiche e le contestazioni da parte dell'Inter e quindi la violazione, l'eventuale violazione delle regole FIFA. Ora, rispetto a tutto questo, intanto si sta continuando a parlare quindi di Lukaku che può arrivare alla Juve. Oggi si dice perché Vlahovic potrebbe andare al Bayern, perché il Bayern non riesce a prendere Kane, tutta una serie di giri di soldi, di domino di attaccanti che non ha molto senso. Sembra che ci siano molti giornalisti annoiati sotto l'ombrellone, o magari neanche sotto l'ombrellone, che quindi provano ad inventare delle ricostruzioni, delle matriosche, dei giri che dovrebbero poi portare a degli incastri, ma di credibile e soprattutto di ragionato c'è ben poco. Si cerca semplicemente di fare operazioni che possano essere vantaggiose dal punto di vista finanziario e basta, anche se vi ho già spiegato che di vantaggi finanziari per l'Allegrentus nel prendere Lukaku dando via Vlahovic, cioè nello scambio Lukaku-Vlahovic col Chelsea, non ce ne sono, perché se è scambio, anche se tieni separate le due operazioni, di fatto si tratta comunque di permuta, non puoi contabilizzare in maniera tanto conveniente l'acquisto di Lukaku rispetto alla cessione di Vlahovic, quindi la plusvalenza non è tutta questa roba e soprattutto i costi a bilancio restano piuttosto alti, nonostante il decreto crescita su Lukaku che non si applica su Vlahovic, perché comunque a Lukaku non vanno a dare gli stessi 7 netti che danno a Vlahovic, ma gliene danno di più. Quindi, tralasciando questo aspetto di cui ho già abbondantemente parlato, dobbiamo parlare invece ancora del fatto che Allegri sta continuando a costruire l'Allegrentus a sua richiesta, secondo le sue esigenze precise. E qui devo citare anche un altro episodio che non ho citato nei video precedenti, sempre qui dalle mie vacanze, tra l'altro in terra livornese, e cioè il fatto che è stata cambiata la gerarchia dei capitani. Il capitano è Danilo, ebbene, è stato defenestrato Bonucci, vice capitano Alexandro, terzo capitano Rabiot, cioè l'unico giocatore che ha rinnovato effettivamente, Danilo, mesi fa, fino al 2024, che non ce n'era probabilmente bisogno di fare un rinnovo in quel momento, un prolungamento in quel momento a Danilo. E possiamo immaginare che in quel momento Allegri, formalmente incaricato da John Elkann di reggere anche lui la parte sportiva, abbia avuto un peso importantissimo nella scelta, nella determinazione del rinnovo di Danilo. Alexandro, che è stato portato al rinnovo automatico da Allegri facendolo giocare troppo, e Rabiot, che è rimasto a suo dire per le richieste di Allegri e che comunque Allegri ha voluto e stravoluto. Quindi ecco perché si chiama Allegrentus. Si chiama Allegrentus, non è che io voglio denigrare la Juventus o voglio disconoscere questo nome o voglio creare un'etichetta, no, è di fatto Allegrentus, cioè comanda lui. E Giuntoli, che evidentemente è uno yes man, d'altra parte 8 anni con De Laurentiis ha retto solo lui, 8 anni con De Laurentiis ha retto solo lui, con De Laurentiis la durata media di rapporto sereno è un paio d'anni, un paio di stagioni, poi praticamente se ne vanno tutti, e non per colpa di De Laurentiis, per delle caratteristiche anche caratteriali, anche professionali De Laurentiis, ma prendiamo atto che Giuntoli è rimasto lì sostanzialmente 8 anni, quindi evidentemente è un po' uno yes man e sta andando ad eseguire tutto quello che gli chiede Allegri, che comanda. Quindi abbiamo tanti dettagli che ci portano a questo. Ora, tornando però alla questione Lukaku attaccante, la polemica degli juventini è contro Gazzetta, tirando fuori altri casi per mostrare un doppio pesismo, casi che però non hanno nessuna attinenza con questo, perché dire per esempio che Lukaku, quando era al Chelsea 21-22, voleva l'Inter, non significa che l'Inter avesse contattato Lukaku senza passare per il Chelsea. Dire che Dybala fosse cercato dall'Inter dopo che era già sicuro che non avrebbe rinnovato con la Juventus, o prima che fosse sicuro ma che comunque era già in scadenza, quindi superato il 1 febbraio,
non significa che ci sia stata una violazione, perché anzi dopo il 1 febbraio 2022 Dybala poteva trattare da solo con chiunque, perché quelle sono le regole FIFA. Quando entri nell'ultimo semestre, negli ultimi mesi, puoi trattare con qualunque squadra, anche se sei tesserato di un'altra squadra, nel momento in cui tratti magari il rinnovo con quella squadra lì. Quindi cosa c'entra citare questi casi di prime pagine di Gazzetta? Assolutamente nulla, ma la polemica si fa su questo. Vediamo se qualcuno tra gli allegrentini avrà il coraggio di puntare il dito contro Di Marzio, che ha riportato questa ricostruzione, che poi magari è vera. E quindi a che cosa si va incontro? Si va incontro ad un'operazione disastrosa dal punto di vista delle tempistiche, perché comunque siamo al 7 agosto e Lukaku non c'è, Vlahovic non è uscito. Dal punto di vista finanziario, perché ho detto che vantaggi non ce ne sono, o sono pochissimi, sono marginali. Dal punto di vista progettuale, infatti si sta parlando di instant team, un'altra volta l'instant team per Allegri, perché avrebbe detto, aggiunto le semiporti Lukaku, vincolo scudetto, Allegri starebbe vendendo se stesso come prossimo campione d'Italia, capace di portare la Juventus, Allegrentus, a vincere lo scudetto con una serie di accorgimenti, con una serie di incastri, una serie di operazioni da lui richieste. Quindi appunto siamo in questa situazione. Dal punto di vista, però, dicevo, sportivo e programmatico, vai a vendere un 23enne per prendere un 30enne che ti costa quasi uguale al 23enne, e quindi risulta poi un catorcio invendibile, al di là di quanto sarà bravo, di quanto sarà forte Lukaku a 34-35 anni, non interessa, però comunque diventa un altro giocatore a fine carriera invendibile come tanti altri, un altro Higuain ma pure peggio sostanzialmente. E quindi rispetto a tutto questo, invece di fare magari polemica, di osservare come ci siano dei grossi problemi in un'operazione come questa, gli allegrentini si concentrano contro Gazzetta per riversare la loro bile e la loro indignazione. Ma in realtà bisognerebbe notare come, se dobbiamo parlare di cattivo giornalismo, il problema è continuare a dire che alla Juventus servono i gol e che quindi c'è bisogno di un attaccante da 20 gol, assecondando ancora una volta la narrazione di Max, ancora una volta il culto di Max. Ad Allegri serve un attaccante che faccia 20 gol. Cioè, non so di cosa stiamo parlando di che cosa? Di elezioni amministrative? Cioè un candidato che porta X voti perché alle elezioni precedenti ha portato X voti e ha un bacino elettorale? E questo è il calcio? È diventato questo? Prendi Lukaku perché automaticamente Lukaku fa X gol, prendi Vlahovic perché automaticamente fa X gol, poi Vlahovic preso per fare X gol ne fa meno e non ci si interroga sul perché ne ha fatti meno, anzi si viene a dire che il peso della maglia numero 9, ma guardate che la maglia numero 9 della Juventus è una delle maglie numero 9 meno pesanti del calcio, perché la Juventus non ha mai avuto dei grandissimi numeri 9 come no, cioè li ha avuti, ma non è una maglia come può essere la numero 10 della Juventus o altre maglie della Juventus, numero 9, quindi non c'è neanche a volersela inventare questa storia della maglia che pesa, al di là che non esiste la maglia che pesa, ma esiste la tattica, esistono gli allenamenti, esiste il calcio, esiste il lavoro, esistono i percorsi, la preparazione, la progettualità, che non è stata fatta, e il problema è quello. Invece si continua a dire bisogna portare i gol in dotazione, quindi serve ad Allegri qualcuno che faccia gol, sia mai che Allegri debba lavorare per far fare a Vlahovic, a Lukaku, a Pincopallo i gol che servono all'Allegrentus, perché quello sarebbe il suo lavoro, far segnare gli attaccanti e far giocare bene la squadra. Ma di questo si è smesso di parlare talmente tanto tempo fa che appunto anche per questo ho deciso di parlare di Allegrentus marginalmente, nel mezzo che cerco di parlare di calcio, e cioè di tutte altre squadre. Ora, il punto della questione è questo: questa ricostruzione è stata proposta, non sappiamo se è vera, se non è vera è colpa di Di Marzio, se è vera Di Marzio ha ragione e quindi poi eventualmente bisognerà valutare se ci sono state delle irregolarità. Chi si stupisce, si indigna e si meraviglia che questa società possa aver commesso o commettere altre irregolarità evidentemente vive su Marte, perché questa è una società che commette irregolarità sistematicamente da anni, e da questo punto di vista via Paratici resta Paratici, non è cambiato nulla. Anche nello stesso scambio Lukaku-Vlahovic, se si farà o comunque per il solo fatto che sia stato pensato, noi troviamo proprio la matrice Paratici, cioè il metodo di lavoro, il modus operandi di Paratici, il che significa che il problema non è Paratici, non era Paratici, non era manco Andrea Agnelli, per quanto sia stato gran parte del problema, non è Allegri, che è una conseguenza di problemi molto più grandi, non è evidentemente Giuntoli, che è appena arrivato, ma il problema forse è proprio nella proprietà. E quindi, se vogliamo concludere con un auspicio, vista la situazione, exor out, che la Juventus venga venduta per tornare Juventus. Intanto è Allegrentus e ne ho già parlato abbastanza per oggi. Spero vi sia piaciuto più che altro lo sfondo, sicuramente bellissimo posto, faccio anche una panoramica per mostrarvi dove sono di preciso, sugli scogli.
vado a fare allora un altro bagno. Grazie per l'ascolto, se volete iscrivetevi, attivate le notifiche, mettete like, commentate, abbonatevi per tanti vantaggi, seguitemi sul secondo canale, primo link in descrizione, Avsim Out, usciranno presto nuovi video brevi anche lì, con tanti contenuti di calcio, continuate il dibattito su Discord, link in descrizione e tante chat aperte per tutte le squadre, ci vediamo molto presto e senza compromessi, sempre, Allegri Out.